Cari amici, buongiorno. Mazzo, strilla un po' troppo, eh? Allora, vabbè, buongiorno cari amici. Oggi è il 3 di febbraio. 3 febbraio, andiamo a aggiornare il calendario. Perché, il calendario è importante, eh? È importante sapere che giorno è e tutto quanto, no? Allora, nella mattinata, quindi in questo video, cercherò di parlarti, oltre dei miei capelli che ormai hanno un senso tutto loro, una vita tutta loro, e cercherò anche di dire, aspetta, chiudo la finestra che sta a tirare la bora oggi. Allora, cerco di spiegare quello che faccio io, premetto, quello che faccio sempre io, come faccio la mia manutenzione ai miei baffi. Allora, rispondo a un caro amico Sabatino che mi ha scritto, ma mi devi perdonare perché ho il secondo telefono. Cari amici miei, quelli dove c'è il gruppo di WhatsApp, ogni tanto lo abbandono perché ho tante richieste, ringraziando Dio c'ho tante richieste. Questo sempre merito vostro, non mio. Allora, io come faccio, come curo i miei baffi? Allora, c'è chi mi ha azzardato, penso anche in modo allegorico, diciamo così, va tanti, i simpaticoni ci stanno sempre, con lo spazzolino. No, spazzolino che può fare? Certo, non quello che utilizzi per lavarti i denti magari, Vedi? Si ammaestrano, può utilizzare la spazzola per le scarpe, può utilizzare quello che te pare. Meglio ancora se puoi comprare una spazzola piccolina, guarda quanto è piccola, perché sennò poi pensi che è mega gigante, una con le, diciamo, setole e una normale a pettinino. Quella a pettinino la prediligo perché ammaestra bene il pelo, vedi? Te lo porta... Allora, per quanto riguarda la manutenzione, semplice, te lavi, li lavi con il sapone, io ogni tanto li lascio un po' allo stato brado per vedere effettivamente la crescita, se è una crescita, diciamo, uniforme o meno, e vado a togliere magari quei peletti fastidiosi qua, però mi sono ripromesso un'altra volta di farmi crescere un po' di più il baffo, quindi di conseguenza faccio crescere da qui e mando verso l'esterno, da qui verso l'esterno. Ripetere l'operazione per più di una volta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Ecco qua, in modo che la bocca rimane pulita. Ogni tanto mi guardo, mi devo guardare perché devo... Ma che so di, che so fa? Ok. Spero di essere stato d'aiuto. Allora, nella giornata odierna, visto ieri mi sono sbarbato con quasi soddisfazione con il mio rondinella recuperato vintage, l'ho recuperato io ancora da pulire, l'acciaio è da pulire in maniera, diciamo, perfetta in qualche modo, perché ancora non è proprio a specchio, però ne passerà un po' di tempo. Stamattina ne approfittavo per... volevo utilizzare un prodotto, però un po' sono rimasto così, perché purtroppo è finito e non ho fatto in tempo ad avere la ciotola, mi è stato regalato un pezzettino, però purtroppo è andata a finire così, quindi oggi mi trovo un po' spaesato, non so che prodotto utilizzare, non lo so, perché c'è un pezzo di Hercules, eccolo qua, che c'è una fragranza spettacolare, veramente spettacolare, mamma mia quanto è buono. Mamma mia quanto è buono. Vabbè, d'altronde questi sono prodotti che io ne parlo sempre bene della TFS. Mamma mia, mi dispiace perché avrei voluto avere la ciotolina, ma come uno stupido non l'ho presa e sono rimasto fregato. Considera, questo è rimasto aperto, è rimasto così com'è. Sono rimasto veramente male, guarda, di questa cosa, rimasto veramente male. E quindi niente, stamattina c'ho l'imbarazzo della scelta, vedi, c'ho l'imbarazzo della scelta. Però una cosa te la voglio dire. Allora, se non hai ancora o stai pensando di acquistare la nuova Nata, la Pantarei, io te la consiglio, sai perché? Perché se poi l'abbini, visto che poi un altro grande... onore, è finita, non la trovi più, quindi chi l'ha presa ha fatto bene a prendersela, eccola qua. Abbinando i due profumi, ragazzi, c'è un'esplosione di odori sulle mani e sul viso. Sul viso rimane più l'acqua del Capitano, ma rimane anche la Pantarei, che lavora molto molto bene, quindi
è un abbinamento secondo me idoneo e giusto. Però questa mattina, visto che bei prodotti eccetera eccetera, io vado un'altra volta in linea tradizionale, quella della TFS, no? Tanto voglio dire, ancora mi sembra che qualcuno debba avvicinarsi a questa linea qui. E io quasi quasi stamattina Quale mi prendo? Io quasi quasi punto sul mandorlato, su quella rossa oggi. Eccola qua. La vedi? Questa qua piccolina. Tanto me levo il cappello. Poi dopo mi do una sistemata al capello, perché tanto adesso è inutile farlo. Accendo la mia bella acqua calda, perché è importante. E come al solito la mia immancabile ciotola per il montaggio. Mi sa che già la caldaia non ha funzionato. Poi ricominciamo un'altra volta. Ogni volta è così. Mamma mia. L'immancabile maiale. Stamattina un'altra volta il maiale. Niente, la caldaia non va a partire, scusate un attimo. Mi fa. Mamma mia, oh. Niente. Te premetto per tempo, ragazzi, è cambiato, è strano. Oggi stiamo al 3 di febbraio, guarda un po' che sono andato a cogliere io giù. La mimosa. Si avvicina la prima festività, tra virgolette, nostra è San Valentino. E poi c'è la festa della donna, l'8 marzo, ma già sta qui! Allora io mo che devo fare questa? La devo congelare, la congelo, così almeno quando è l'8 marzo. Guarda, l'ho pensato! Fa capare così, perché mi ricordo un 8 marzo sono sceso sotto casa, no, non lo dite in giro, siccome c'è sta una bella pianta, e si erano già fregati tutti i rami bassi, proprio tutti, se erano rimasti quelli alti belli carichi. Allora io sono sceso con una corda, ho tirato sta corda su un ramo, sono riuscito a far cappio, quindi l'ho presa, l'ho tirata giù. Però mentre tiravo ho fatto un po' troppo pressione e si è spezzato un ramo della portata da 2 metri. L'ho tranciato e sono salito su casa e c'avevo completamente un albero di mimose che ho regalato a mia moglie. Cioè, nel senso, la faccia sua non si vedeva più. Io ho fatto pure una foto che ce l'ho sul profilo di Facebook, che sta proprio con sto ramo di mimose. Gli ho detto, con questo non te puoi lamentare da qui ai prossimi 10 anni, mi raccomando. Invece manca l'avessi detto, perché ogni volta poi ha la mentela, cioè. Ma fa parte del mestiere, dai. Fa parte del gioco. E allora, l'acqua calda è arrivata fortunatamente. Benissimo. Eccola qua. Ah, mandorla. Allora ci metto un po' d'acqua come al solito. Mamma mia, ragazzi, veramente il tempo è diventato strano, proprio strano. Oggi li mangio da solo, non c'è sta, sto sempre da solo, non si sa com'è sta storia. Vabbè, andiamo avanti. E di che si parla pure sul gruppo? Vedi, TFS tradizionale, c'è un altro carissimo amico che oggi l'ha riutilizzata perché è veramente buonissima. E poi vedo che c'è molto fermento. A me piace sta cosa che si chiacchiera dei prodotti e cose varie, si scambiano idee, pareri, che poi dopo un po' si satura il discorso, no? Perché ormai dice, hai parlato tante volte tante cose, mo basta, la moglie in taglio. No, ogni volta esce sempre qualche cosa di nuovo, pure pensieri e parole, cose. Si chiacchiera. Allora, però stamattina io quasi quasi ci vado ad abbinare anche un po' di linea intenso. Questa mo adesso me la vado a recuperare, me la vado a comprare, me ne compro un bel po' tutte e devo provare la sotto zero. Ah, eccoci qua. Ah, mi sono dimenticato di dire una cosa, no? L'altra volta, sembra che era domenica, mi ha visto un caro amico, mi ha detto che io stavo al telefono così,
testa bassa, no? E tu? Hai scritto poi su Facebook, dicevo, oh, t'ho incontrato, per poco se scontravamo. Ma io pensavo che invece stava a far classico balletto. Io so, tu quando entri dentro un locale, no? Un centro commerciale, porte scorrevoli, non sai mai, devi guardare quello dove arriva e dove pensi che poi vada, in modo che tu ti sposti un attimo, no? Fai lo spostamento tuo. E invece no, lui si era fermato perché mi aveva riconosciuto e me l'aveva salutato. E io gli ho detto, scusa, ma mi potevi fermare? Dice, stava al telefono, e che sarà mai? Io mi fermavo un secondo, mi avrebbe fatto piacere scambiare due battute con te. Quindi certe volte io pure quando esco sono distratto, non ci capisco niente, proprio mi perdo in un mondo tutto mio. Ultimamente è così, sto sbarvolando parecchio. Eccola. Allora, aspetta, fammi fare una cosa, ok, ho svuotato l'acqua. Allora, perché mo mi sono messo un po' in testa di fare recupero dei rasoi vintage, no? Voglio fare un po' di recupero, vedere come lavoro, vedere se ci riesco, perché mi rilassa questo... Diciamo, la parte del recupero è hobby per me, perché ci perdi tempo, te metti là, fai quello che ti piace, migliori sempre di più e tutto quanto, e poi magari... Quello che magari ma in più cerco magari di fare una sorta, chi fosse interessato io vendo. Però prima devo imparare bene, perché non me va di dare poi un rasoio che va e che non va. Prima devo migliorare e poi forse se ne parla, perché comunque sia è una cosa che mi piace, quindi mi stuzzica un po' la fantasia. Allora, ecco come te lavora, senza che tu venga poi ogni volta a dire che lavora bene, lavora benissimo, va bene. Ci mettiamo un altro po' più di acqua, perché come ti ho sempre detto, questo tipo di crema richiede l'aggiunta di acqua, quindi secondo me soddisfa le regole, tra virgolette, le nostre regole del wet shaving. E ci dà una pelle più idratata. Vabbè, mo ricominci, un'altra volta a fischiato, ho portato fino adesso giù. Mo basta. Oh, vedi, quando è la mattina c'ho i vicini di casa che escono da casa, no? Oh, c'è sta la calma. Sei pronto? Stamattina riutilizzo rondinella, voglio vedere come funziona. Ormai mi sono caponito con rondinella, lo devo riprovare. Perché è dai che partono i cosi di crema. Oh. Aspetta, devo fare posto. Devo fare posto qua. C'ho tante di quelle cose sul lavandino che tu neanche te lo immagini. La. Allora. Come inizio io faccio sempre questo, mano, già l'ho passato sulla Coramel, già l'ho fatto, quindi mi sono portato avanti, diciamo, con le passate e lo vado a passare sulla mano. Alza, sentite la porta di questo su questo aperto? Pronto, via, procediamo. Oh, io direi faccio vedere che porto via il pelo, già t'ho fatto di più di una volta, quindi da un po'. Lavandino è troppo basso per me. Aspetta.
Mamma mia, che piacere, che piacere, che piacere, che piacere. Metti carta vetrata. Questa è proprio carta vetrata. Senti che roba. Ma funziona un pochetto, no? Certo, sempre la seconda passata gliela devo dare. Allora, mo devo provare. Mo stavolta ho detto devo fare. Devo provare la cosa, la lume di rocca. Hanno chiuso il lavandino. Ok, la prima passata è andata abbastanza bene, anche se poi rondinella per me è un rasoio un po' troppo piccolo. Io prediligo più i rasoi grandi, giganti, quelli ignoranti come me. E aspetta, non lavora male, però c'è da migliorare, perché ragazzi, soltanto se tu provi puoi migliorare. Se tu stai sempre lì, aspetta che anzi pensi che alla prima botta, che affili, fai il risultato ottimo, e poi anche con quelli dopo, altri rasoi che acquisti, magari vintage, riesci ad avere sempre lo stesso risultato, beh, qua te sbagli, perché comunque sia ogni rasoio è differente l'uno dall'altro. Quindi poi si entra nell'ottica delle geometrie, geometrie differenti, magari come è stato affilato prima, lo devi capire, lo devi provare, e tutto quanto. Quindi ogni rasoio ha una sua vita e una sua affilatura. Il Gold Dollar mi ha detto fortuna, perché con poco me lo so affilato. Con questo ci ho perso un po' più di tempo, perché c'aveva dei dentini, quindi ho dovuto far andare via un po' a dentini, ho dovuto fare il bevel bene bene, pipipipipipipipi. Mo, per stampa in compagnia, perché oggi c'è poco rumore, quindi mi sembra strano che sta dentro casa mia, me faccio pure, metto un attimo di live di Periscope, vedevo un po' un attimo, e a chi si collega, tanto come diranno le solite battute, le solite battutine, e noi andiamo avanti uguale per la nostra strada. Io continuo, tanto vediamo chi ci sta, chi non ci sta. Chi è? Oh, che è successo? Vediamo intanto, gli amici si uniscono. Buongiorno miei amici, come state? Buongiorno, 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 buongiorno. Oh, mi devo fare la seconda passata, eh? La prima già me la so fatta. Stamattina ho detto vabbè, accendiamo un attimo Periscope, perché non c'ho i vicini che fanno bordello, quindi approfittamone. Allora, seconda l'ho fatta più liquida. Buongiorno raga, tutti con calma, perché uno alla volta, poi vi rispondo, perché siete talmente tanti che me ce sto impicciando.
non ci sto a capire più niente, quindi. Allora, stamattina la crema che sto utilizzando è la linea tradizionale di FS, quella roscia. Ah. Oggi il mandorlato, sì, il mandorlato oggi mi ispirava. Vedi, rondinella. Lavora, lavora, rondinella. Rondinella se la spinge. Buongiorno. Caro Dani, io sto andando, già l'ho detto, ecco qua, guarda, la rossa della TFS. Ah, sensazione magnifica. Bella e buona. Ecco qua. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io manco quando stavo in ufficio mi salutavano così. Oh, tutti buongiorno, bella sta cosa, bella. Che al giorno d'oggi ci ha fatto caso e quando vai in giro a usa azzardi a dire buongiorno a qualcuno, tra un po' te vanno a quel paese. Oh, c'è sta pure il postino. Buongiorno postino. Ah, tiè, guarda, e vedi? Tiè, vedi? Postino! Ah, qua un po', ancora un po' troppo ruvida. Vediamo un po'. Un pochetto ancora qua c'è. Ok, dai, mo lo asciughiamo un attimo perché ho quasi. Ah no, ieri Dani stavo ristrutturando, anzi restaurando, stavo facendo, azzardando un restauro di una cosa che mo mi è presa sta altra mania. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, per chi non ha mai provato questa qui, questa ciotolina qua, secondo me è meglio che la prova. Chi è? Mo chi è? Mo, cioè, ma... Ah, perché tu mi mandi messaggi adesso? Allora, guarda, io me ci metto un altro po', me la lascio perché sennò si spreca. No, quello Dani è impossibile proprio da affilare. Quello è proprio impossibile. Fidate, ci abbiamo provato, ma niente di niente di niente di niente. È un rasoio che manca a cacci da affilare. No, c'ho altre cosette carine. Altre cosette carine. Adesso diventa tipo MacGyver, capito? Aspetta.
mamma mia. Allora, vediamo un po' un attimo. L'esito. Vabbè, l'esito è ancora da migliorare, dai, da migliorare. E purtroppo io, mannaggia a me, devo prendere per forza, devo avere per forza una pietra buona, perché ho avuto dei problemi con la pietra. È stato un po' un macello, un delirio in queste giornate, proprio veramente una tragedia, un delirio. E quindi ci devo ancora perdere un po' più di tempo e devo trovare il giusto, la giusta... Sì, ma ancora è da sistemare, rondinella, non è del tutto pronto, ancora non lo sento pronto. Ma io, guarda, giudico la mia, comunque sia, capacità, tra virgolette, intrapresa da poco, nell'affilare. Ce ne devo ancora perdere un po' di tempo, perché non lo sento bene bene, non mi dà la giusta performance. Ieri ho messo la reuzele, beh, la reuzele, cacchio, è grasso per i semiassi. Se vuol dire, è buona, perché è buona, però tosta come cosa. Io uso questa adesso, che qualcuno mi ha fatto cadere a terra e si è rotta dietro, vedi, si è rotta dietro. Con questa mi ci trovo abbastanza bene. Ce ne metto poca, poi si leva, è modellabile tutto il giorno, poi passa anche le mani nei capelli tranquillamente. Ciao, ciao tornato. Picchia sbadiato, ti sono fatto sentire insomma? Sbadiato, venuto qua per sbadiarmi proprio in diretta, capito? Dico, vabbè, facciamo uno sbadiglio. E niente, allora, io dicevo, stamattina parlavo, e ancora parlo, per quanto riguarda i baffi. Oggi te l'ho detto, no, un po' dei baffi, come era, come non era, che dovevi fare, che non dovevi fare, eccetera eccetera. E allora dicevo della manutenzione. Manutenzione, ragazzi, io vi consiglio un pettinino piccolino, questo qua, così ricalco il discorso, così almeno è più facile. E poi mettete una cera. La cera potete comprare pure la Capitan Faucet, però dopo un po' perde. E io a parte, adesso me lo mette, oggi sto in completa confusione perché sto pensando a mille cose, penso che si vede un pochetto, no? Sto pensando a mille cose. Io quasi quasi oggi mi è arrivato a mettere, dopo la sbarbata buona a livello di crema, ma poco... Che? Mi sono tagliato qua? Che è successo qua? Oh, vedi, pensa che avevo detto pure che utilizzavo la lume di rocca, e purtroppo ogni tanto succede che te perdi, Poi ci metto la lume di rocca. Vedi? Eccolo. Vediamo un po'. No, il resto del viso non pizzica. Non pizzica, vedi, solo qua mi sono affettato proprio perché mi sa che ho appoggiato proprio la lama, quindi mea culpa, e mi è venuto sto sfregio qua. Vedi, ancora c'è da migliorare, c'è da migliorare, c'è da migliorare. Raga, io l'acqua del Capitano però la utilizzo poco, perché siccome lo sapete, no, che poi adesso è uscita, è finita, non c'è più. Quindi io poi come faccio se mi finisce? E che l'acqua, guarda che bella che è. Può essere che l'hanno messa da parte, ma danno a me che ne sa. Ah, questa è troppo buona, cioè è troppo buona. Lascio oggi, Homer, mi devi perdonare. Perdonami, Homer, perdonami, ma oggi mi metto l'acqua del Capitano, che è troppo ignorante. Dicevo, la Fat Pig, che cosa? L'hai presa? È strano, perché vabbè, ci mette pure 2-3 giorni ogni tanto. Dipende dai corrieri, perché stanno corrieri che ti consegnano subito e corrieri che vanno di qua e di là. E la devi prendere sul... quello che, allora, la persona che la rivende, il sito si chiama pomades.it se non mi sbaglio, e la trovi. Ci stanno due colorazioni, questa e c'è quella arancione. L'arancione è un po' più morbida, quindi tende comunque sia a perdere subito, soprattutto in estate. Questa magari rimane un po' più dura, ma relativamente dura, perché comunque sia morbida anche questa qua.
Quindi quello è il sito dove tu la puoi tranquillamente trovare. Aspetta. Però a me desta cera, mi manna fastidio. Beh, vedi? No, pensa che la mia invece proprio è diventata morbidissima, non so perché. È diventata morbida, però sarò io che non ci riesco, però la sento un po' troppo blanda, dopo un po' se comincia a se spaglia il baffo, sembra che c'è i fili elettrici a posto dei baffi, non mi dà grandi soddisfazioni, però ecco qua. Quindi, allora, amico mio che cercavi istruzioni, tra virgolette, io ti posso dare le mie esperienze personali su come ammaestrare un po' il baffo, molto l'ho spiegato. Quindi, più di questo non c'è sta, almeno quello che so io è questo, quindi il mio limite è questo qua. Più di questo non vado avanti, quindi la sbarbata è stata ottima, però mi manca da fare una cosa, raga, mo che ci stiamo, la faccio, tanto sto per chiudere il video, che non è un granché di video, ma è un video che ti fa capire che con una ciotola che costa poco, con una crema artigianale che costa poco, ti fai una bellissima sbarbata e ne vale la pena. Poi mi sembra che ci sia anche una promozione sulle quattro ciotole più, mi sembra, anche un pennello, quindi io ne approfitterei un pochetto. Poi fate hobbies, sono scelte vostre personali, però a me piace, a me la linea piace, anche che sono buone profumazioni, montano bene e valgono veramente, se vuol dire che secondo me costano pure troppo rispetto al valore che loro hanno. E quindi, se volete, fate un pensierino, perché non è male, a differenza di tante altre famose di qua e là. Buongiorno Manuel, buongiorno. Io niente, concludo il mio video. Stamattina di solito inizio col video con questo, e invece faccio così, perché pensa che non c'ho te davanti, non mi stai davanti, quindi senti l'alito di quando uno si sveglia un po' pesante, no? Non lo senti, quindi non ti sta a lamentare. Adesso io mi faccio la bella mia pulizia dentale e te vado pure a salutare, visto che tra un po' viene giù il diluvio ed è un casino. Ma raga, e allora vi saluto, ci vediamo domani, sempre tempo permettendo, e niente, dai, sbarbatene bene, ciao a tutti quanti, a domani, ciao.